far riposare mio figlio in pace. Ristorazione in forte ripresa, ma bisogna evitare nuove chiusure, lo dice la Federazione Italiana Pubblici Esercenti Confcommercio. Sentiamo Giovanni Nicoletti. La ristorazione è pronta alla ripartenza, ma serve una regia unitaria per le filiere dall'agroalimentare al turismo. L'appello arriva dall'assemblea FIPE Confcommercio. I consumi fuori casa ripartono, sopra i 63 miliardi la spesa prevista nel 2021, in un anno il 17% in più, ma ancora sotto i livelli pre-Covid di oltre 20 miliardi. La fiammata inflazionistica rischia però di ridurre la spesa delle famiglie, mentre le imprese segnalano forti tensioni sui prezzi delle materie prime. E poi c'è l'incognita della ripresa dei contagi, che ci riporta, come in un brutto sogno, alla nefasta stagione delle chiusure e delle limitazioni. Qui voglio essere molto chiaro, noi abbiamo già pagato e non possiamo richiudere neanche per un minuto. Fiducia assoluta nel vaccino come argine a ogni ipotesi di chiusura, ma per far ripartire il settore servono interventi immediati come la decontribuzione e la revisione del decreto flussi per trovare manodopera, fino a 300.000 le mansioni scoperte, soprattutto nel settore turismo. Si manca il personale per la stagione invernale e abbiamo il 9% di disoccupazione. Quindi, ok, si fa il decreto flussi, facciamo venire stranieri, però dobbiamo porci il tema che c'è qualcosa che non funziona nel mercato del lavoro. Quindi qui bisogna intervenire velocemente, con regole, con decontribuzione, ma poi serve un altro piccolo tassello che è la formazione.